Purtroppo il nostro paese è incivile, nel senso che non esiste ancora una legge che garantisce questo diritto e quindi il paese si è già mosso, sono state raccolte 1 milione di firme che purtroppo non hanno visto un riconoscimento. Questa proposta di legge regionale torna a riattivare le persone. La politica cosa può fare? Cercare di legiferare e in questa fase supportare questa raccolta firme. Noi faremo la nostra parte, come io feci già nella raccolta firme precedente. Oggi, se parliamo di diritti, oggi io vorrei che si parlasse soprattutto di quello che è il motivo per cui sono qua oggi, cioè del diritto al fine vita. Mi viene da dire che Torino in termini di diritti è tornata indietro. Continuiamo, nonostante siano passati mesi, a non vedere un sindaco che ha il coraggio di fare le trascrizioni che noi avevamo iniziato, a differenza di città come Milano o Bologna. E poi c'è un tema che riguarda l'auto, l'automotive, la transizione dell'auto che vede la nostra città e deve vedere la città in prima linea ad affrontare la sfida come protagonista, non subire un cambiamento. Quindi lavoro, posti di lavoro, investimenti, infrastrutture. Ad esempio sono contenta che sulla seconda linea metropolitana si stia andando avanti.